10 febbraio, giorno del ricordo, e oggi, 10 febbraio 2021, fa ricorrenza, come ho detto, del giorno del ricordo. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale giorno del ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Così dice l'articolo 1 della legge 92 del 2004 che ha istituito il giorno del ricordo. Noi all'Uopo faremo, come abbiamo fatto ogni anno dalla istituzione del giorno del ricordo, una conferenza alle ore 17:30 in sala consiliare con il professor Andrea Zannini dell'Università di Udine sul tema Foibe, sapere, capire, ricordare. Chi ha piacere può collegarsi, essendo la conferenza in streaming, e si può collegare sul canale YouTube del Comune di San Vito. Detto questo, andiamo subito, care sanvitesi e cari sanvitesi, alla situazione del coronavirus nel nostro territorio comunale. C'è un miglioramento in atto, ho già detto nelle precedenti occasioni, abbiamo 89 persone coinvolte, di queste 89 persone coinvolte 37 sono positive, 23 maschi e 14 femmine, e abbiamo poi 52 in isolamento fiduciario. Quindi il quadro complessivo è un quadro, ribadisco, in miglioramento. Questo ci fa capire che bisogna proseguire su una strada che potremmo definire virtuosa, laddove questo significa di osservanza piena delle regole basilari: lavarsi spesso le mani e igienizzarle, mantenere la distanza di un metro dall'altra persona, avere sempre e comunque la mascherina. Così facendo ci avviamo poi al vaccino che ci dovrebbe permettere di avere e di vedere la luce, superando, ci si augura, l'emergenza sanitaria in atto. Andiamo alla situazione della casa di riposo. Casa di riposo, abbiamo detto che si avvia la normalità, lo ribadiamo, tutte le attività sono riprese e si prevedono nuovi ingressi imminenti secondo le indicazioni fornite dall'azienda sanitaria. E credo che quando queste avverranno sarà un ulteriore segno della ripresa già avvenuta della normalità con questi nuovi imminenti ingressi. Detto questo, andiamo ad alcune notizie. La Giunta Comunale nella sua ultima seduta ha approvato 3 progetti importanti, progetti esecutivi, quello della pista ciclabile di Viale Divisione Garibaldi, quello del parcheggio di Via Molino a Prodolone, quello della manutenzione straordinaria della piazza 4 novembre a Lignana. Devo dire ancora che nella ultima seduta sempre dell'amministrazione comunale si è provveduto a far sì che il nostro comune aderisca all'associazione Città del Vino. Perché? Uno, perché siamo il comune il cui territorio è il più vitato, come si suol dire, cioè la più grande estensione a vigna. Secondo, abbiamo qui a San Vito, proprio in Palazzo Altan, la presenza dei maggiori organi certificatori del vino. Terzo, abbiamo un museo di vita contadina in cui vi è una sezione molto ampia e bella dedicata proprio alla viticoltura. Concludo con il ricordo che abbiamo di giovedì prossimo, domani, ore 21, collegandosi in streaming, si potrà seguire dal castello la serata storico-musicale incentrata sul castello e
poi sulla esibizione degli Absolute Five, in cui tra l'altro vi è un sanvitese, che vorrà ovviamente contribuire a quel programma che ci siamo dati verso la luce, dal 28 gennaio al 15 aprile.